Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con questo nuovo appuntamento delle interviste di Le Fonti Legal. Oggi parleremo di un tema che ovviamente ha a che fare, ha anche degli aspetti economici come di prassi per la nostra televisione, ma che insomma rappresenta l'eccellenza in assoluto del nostro Made in Italy, ovvero il mondo dell'arte, del design e della moda, e cercheremo di analizzarlo dal punto di vista di quelli che sono gli aspetti legali, dalla questione della proprietà intellettuale alla gestione anche degli artisti piuttosto che appunto marchi, brevetti, questione contraffazione. Quindi tanti gli argomenti, ma si parte in realtà da una passione, ovvero quella degli avvocati che abbiamo qui il piacere di avere in studio, ovvero l'avvocato Christoph Jenny. Grazie Buongiorno. per essere qui con noi, e l'avvocato Stefano Casartelli. Sempre ovviamente dello studio di Enni Avvocati. Ecco, con voi vorremmo appunto affrontare questo tema, però facciamo un piccolo passo indietro, quindi dicendo e raccontando un po' al nostro pubblico insomma, quali sono le caratteristiche del suo studio avvocato e poi come si è arrivati a parlare poi di questo tema. Allora, il mio studio è nato come studio indipendente nel 91, sono uscito da un grosso studio americano e mi sono messo con dei soci, allora eravamo in tre soci più altri sei professionisti e siamo partiti con uno studio di boutique di M&A, lavorando soprattutto per clientela internazionale che faceva acquisizioni in Italia e così facendo, chiaramente, siccome l'M&A vuol dire industries, di qualsiasi tipo di industries lavoravamo e ogni tanto capitava anche qualche cliente nella moda o del design. Abbiamo fatto operazioni anche abbastanza importanti nel passato, però così facendo uno impara un mondo diverso perché ovviamente il nostro studio, una volta fatta l'acquisizione, poi se cerca di seguire il cliente anche per gli aspetti corporate e commerciali e così dopo l'acquisizione normalmente uno cerca di avere un contatto col cliente, naturalmente col cliente design o moda uno cerca di anche specializzarsi. Tuttavia non abbiamo mai pensato di entrare proprio come un settore, come un department in questo settore. Perché era abbastanza casuale o occasionale questo tipo di intervento nostro, ma poi è intervenuta una cosa nuova. Io, siccome sono un collezionista di arte, Infatti, da qui io, veniamo alla giusto, passione allora lì, personale. questa è la mia passione arte e design, una collezione di arte design, e a un certo punto un mio amico gallerista mi ha convinto di subentrare in una galleria che aveva. Io sono diventato anche, diciamo, avvocato e gallerista, e questo mi ha costretto a vedere il mondo dell'arte, soprattutto l'arte, in maniera un po' diversa, non solo dal punto di vista legale, ma dal punto di vista commerciale e gestionale, però ho scoperto che gli aspetti legali di una galleria d'arte sono molto complessi. Allora, questo mi ha fatto riflettere, perché mentre all'inizio l'assistenza che mi ha dato, soprattutto Stefano, per la galleria, era proprio un'assistenza quasi personale, abbiamo capito che questa assistenza ha creato un'expertise in studio che potevamo utilizzare anche per altre gallerie. E infatti così è stato la mia passione, da un lato come collezionista, ma dall'altro come gallerista, i nostri amici collezionisti e galleristi che conosco hanno avuto occasione di partecipare al know-how che abbiamo creato e così siamo diventati anche avvocati di alcuni artisti e alcuni galleristi. E così abbiamo deciso di creare un department che si occupi di quello e per venderci anche come specializzati in questo settore. Perfetto. E riguardo invece proprio a questo nuovo dipartimento che è stato creato ad hoc, chiedo magari alla regia di insomma, mostrarci anche alcune slide che riassumono, ecco, un po' la vostra storia. Magari ritorniamo anche sulle sue origini, il concetto della multidisciplinarietà, le origini Io ovviamente sono nato a tedesche. Bolzano, sono di madrelingua tedesca, mio papà è mezzo svizzero, mezzo milanese, però chiaramente c'è un profilo internazionale anche nella mia Nel DNA, composizione, possiamo giustamente. dirlo. Ovviamente questo mi facilita molto sul mondo tedesco, germanofono, la nostra clientela, con lo 70% dello studio, la clientela dello studio 70% di origine estera. Estera.
di cui il 50% è germanofona, e questo è chiaramente dovuto alla mia lingua, la mia lingua madre che è tedesco, però ci ha agevolato anche perché lavorando per clienti esteri che non sono in Italia, chiaramente quando uno fa l'acquisizione, qualsiasi industry, poi il cliente tendenzialmente cerca di rimanere con l'avvocato che fa l'acquisizione, così siamo entrati in settori che magari non pensavamo nemmeno di entrare. Perché col cliente che hai devi anche adeguarti un po' quelle sue esigenze, e così è stato soprattutto sul fashion design. Abbiamo fatto qualche acquisizione, adesso non possiamo parlare di brand importantissimi, però comunque la filiera della fashion è molto importante in Italia, assolutamente. Pertanto chi lavora dietro le quinte magari è tanto importante quanto magari il marchio che poi non si vede. Assolutamente sì, okay. E infatti proprio a tale riguardo prima vedevamo una slide che insomma riassumeva un po' quello che è il nuovo dipartimento di cui lei avvocato è a capo, quindi arte, moda e design. Possiamo dire qualcosa per introdurre un po' questo dipartimento? Sì, come giustamente Christoph ha anticipato poco fa, il dipartimento nasce dall'esigenza di unire in un'unica squadra le diverse competenze dello studio, che lo studio ha acquisito nel corso degli anni con l'attività fondata dall'avvocato Ienni, e anche con le conoscenze e competenze nostre personali. Ad esempio, io ho frequentato anche un corso master su diritto d'autore delle opere artistiche, e comunque anche l'esperienza di altri professionisti. Penso alla collega Gaia Chifari che segue spesso, ha una notevole esperienza sul contenzioso e si occupa anche di questioni legate alla moda, design ed arte. Quindi, dicevamo, l'unione di diverse competenze e di professionisti che provengono da dipartimenti diversi, al fine di offrire un'assistenza, se vogliamo, ad ampio spettro a tutti gli operatori del settore. Infatti, con riferimento alla moda e al design, ci occupiamo in particolare di fornire assistenza con tutte le questioni relative alla supply chain, quindi al procurement, che ha ovviamente un impatto notevole anche dati gli inevitabili profili reputazionali di rischio reputazionale che possono derivare da problemi all'interno della supply chain. Anche assistiamo ovviamente sul lato distribuzione, quindi i contratti a valle con tutte le specificità del settore, e anche con le problematiche, penso per esempio a quelle derivanti dalla normativa sulla concorrenza dell'Unione Europea, che impongono una strutturazione di contratti molto ben meditata. Questa ad esempio è in particolare la mia esperienza, perché comunque mi occupo prevalentemente di contrattualistica commerciale, questa la mia formazione. Poi ovviamente anche in ambito giudiziale su tutti questi temi c'è un'assistenza che viene fornita per l'appunto, come dicevo, dalla mia collega, e ovviamente anche in ambito giudiziale c'è l'esigenza di avere una specifica expertise del settore. Con riferimento invece al settore dell'arte, dobbiamo tenere presente che, come accennava l'avvocato Ienni, si tratta di un'area che ha delle notevoli specificità, e prestiamo assistenza tanto in fase stragiudiziale quanto nel contenzioso a tutti gli operatori del settore, se vogliamo, quindi alle gallerie, ma anche agli artisti, agli acquirenti di opere, agli intermediari. Ovviamente questo anche nella strutturazione dei contratti, che hanno delle caratteristiche peculiari, pensiamo per esempio al contratto estimatorio, ad altre figure affini, quanto poi anche nel contenzioso, ovviamente ha un aspetto notevole in questo ambito. Ricadute notevoli. Infatti mi piacerebbe ripercorrere proprio con l'avvocato Ienni alcuni, diciamo, track record che avete comunque conseguito rispetto proprio al mondo di moda, design e anche al contesto dell'arte, che l'ha visto poi inizialmente protagonista anche proprio nella veste di gallerista. Allora, chiaramente parlando di track record, senza dover fare nomi perché questo chiede il consenso dei nostri clienti, che non... certamente bisogna ricordare, abbiamo fatto acquisizioni di distributori italiani e di marchi esteri. Questo è stato il primo approccio al mondo della fashion che abbiamo avuto. Ovviamente poi, essendo il paese, Italia è un paese anche di produzione, e spesso i nostri amici esteri che comprano distributori italiani hanno anche produzione italiana,
A questo punto, lavorando per clienti esteri che sono attivi nel settore fashion, anche design, spesso si ha poi a che fare subito con la filiera della produzione, perciò abbiamo conosciuto il mondo della moda sia dal lato distribuzione che produzione. Abbiamo fatto alcune operazioni e poi chiaramente, essendo noi uno studio che per fortuna segue più acquisizioni, non vendite, okay. Dopo l'acquisizione uno cerca di fidelizzare il cliente, pertanto il cliente, diciamo così, magari del settore moda ci chiede anche altri servizi che sono, diciamo così, corporate o real estate. Chiaramente noi abbiamo un'importantissima attività di real estate sul retail e pertanto seguiamo molte aziende che chiaramente fanno distribuzione tramite i negozi propri e anche il franchising, spesso il negozio individuato dal nostro cliente che verrà dato in franchising a terzi, perciò seguiamo proprio gli aspetti vari di un tipico, richieste tipiche di un cliente che ha attività in Italia nel settore fashion. Assolutamente, il settore fashion, ovviamente siamo nella settimana della moda, per cui è uno dei temi ovviamente guida. Secondo alcuni dati che sono proprio stati diffusi nella giornata di oggi, in Lombardia, solo in Lombardia, il settore moda ha un giro d'affari di oltre 35 miliardi di euro. Dei 110 miliardi di euro, quindi, che rappresenta il comparto moda per l'Italia, ben il 4% del PIL, per cui stiamo parlando che non solo a livello anche di brand reputation del sistema Italia, ma anche proprio in termini numerici di un sistema che effettivamente è un motore anche dell'economia. Avvocato Casartelli, con lei magari volevamo approfondire alcuni di questi temi, perché ovviamente abbiamo detto il settore moda è un settore fondamentale per il nostro Made in Italy, però c'è anche tutto il tema della contraffazione, che è un altro tema spinoso da affrontare per i brand, soprattutto del lusso. Come ci si tutela legalmente sotto questi aspetti, quindi tutto ciò che concerne un po' la proprietà, il tema della proprietà intellettuale? La proprietà intellettuale è un tema centrale, forse il tema centrale per le imprese della moda e del design. Ovviamente c'è un forte interesse di queste imprese a contrastare condotte di contraffazione, anche se al di là dei casi più plateali si pongono spesso delle problematiche giuridiche notevoli quanto alla distinzione tra condotte di contraffazione, che sono ovviamente vietate perché comportano la violazione di diritti di proprietà intellettuale altrui o comunque atti di concorrenza sleale, da condotte magari di imitazione che a determinate condizioni possono essere lecite. Inevitabilmente gli operatori del settore tendono sempre a cercare di garantire la massima tutela alle proprie creazioni, siano esse di moda, di abbigliamento, quindi, o anche di design. Ad esempio, in particolare la tutela forse preferita è quella data dalla normativa dei disegni e modelli, quella che un tempo si chiamavano disegni ornamentali, modelli ornamentali, che in sostanza, grazie ad una registrazione, consente di ottenere una tutela di 5 anni che può essere estesa tramite rinnovi fino a 25 anni. Come si vede, però, si tratta di una tutela comunque che richiede una formalità alla registrazione e comunque limitata nel tempo. Quindi le imprese è ovvio che tendono a cercare di tutelare le proprie creazioni con delle modalità alternative. Pensiamo per esempio al marchio di forma, in cui si tende a cercare di ottenere la protezione del marchio, che è potenzialmente illimitata, per proteggere la forma stessa di un prodotto e non semplicemente il suo nome commerciale o il nome del brand. Ovviamente i requisiti per questa tutelabilità sono assolutamente stringenti e vanno valutati con attenzione, come anche spesso si tenta di cercare di ottenere la protezione derivante dalla normativa del diritto d'autore, che come noto dura 70 anni dalla morte dell'autore, quindi ovviamente è enorme, non richiede nemmeno formalità come la registrazione. Nel qual caso, per i prodotti di design, si dovrà dimostrare l'esistenza di un carattere creativo, di un valore artistico, il che può essere difficile, e ovviamente poi richiede anche una regolamentazione adeguata dei rapporti contrattuali con
con il disegnatore, ma comunque può dare dei notevoli vantaggi. Inevitabilmente si tratta di tematiche assolutamente complesse che richiedono sempre una consulenza specifica e comunque anche da parte del cliente una costante attenzione ed autocritica sul, se vogliamo, su quali sono i limiti delle proprie opportunità, i limiti quanto anche le opportunità che offre la normativa. E infatti opportunità che adesso anche per il mondo ovviamente del design, della moda e dell'arte, le nuove piattaforme digitali possono garantire, quindi opportunità in positivo, però anche in negativo. Secondo infatti alcuni recenti dati di una ricerca diramata da Research and Markets proprio sul il tema a livello globale della contraffazione sui global brand relativo al 2018, le vendite online di merci di lusso, perché parliamo comunque del settore lusso, contraffatte hanno rappresentato il 31% delle perdite totali legate alla contraffazione del 2017, perdite totali che ammontano a ben 98 miliardi di dollari, quindi insomma si parla di cifre davvero enormi. Ecco, c'è tutto il tema della contraffazione online, per cui anche le piattaforme Amazon piuttosto che eBay o anche attraverso Facebook, perché ci sono i marketplace, o Instagram, insomma, bisogna anche cercare di capire come gestire il tutto. E già la giurisprudenza ci dà qualche elemento, perché c'è stata una sentenza, la sentenza Coty, che cerca un po' di limitare anche la presenza di brand di lusso su realtà terze, anche di e-commerce. È così? Sì, infatti è così. Il tema dell'e-commerce ormai è un tema che interessa tutti gli operatori, ha un'importanza ormai imprescindibile nell'economia. Si pensava magari fino a qualche anno fa che per i brand del lusso, del design, della moda potesse avere un impatto limitato, ci si è resi conto che non è così. Ovviamente ci sono dei problemi comuni ad alcuni settori, a tutti i settori dell'e-commerce. Pensiamo per esempio alla regolamentazione delle condizioni contrattuali, che deve essere assolutamente meditata. Si pensi per esempio alla necessità di informare il consumatore sul diritto di recesso garantito dal codice del consumo, e la violazione dell'obbligo di informativa può ovviamente comportare delle conseguenze pesanti, l'avvio di procedimenti sanzionatori con le inevitabili conseguenze reputazionali e anche comunque con conseguenze di tipo contrattuale nel rapporto col singolo consumatore. Esistono però, come accennava giustamente lei, delle problematiche specifiche dell'e-commerce nel settore della moda, in particolare legate alla presenza di marketplace di soggetti terzi rispetto ai produttori di moda e ai distributori, e anche ovviamente alla possibilità per i distributori di creare dei propri siti con cui vendere online i prodotti che distribuiscono. Accennava giustamente lei alla sentenza Coty, sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di dicembre 2017, che ha stabilito un principio abbastanza significativo, cioè la possibilità, la liceità per le imprese produttrici di beni di lusso, quindi pensiamo ad esempio alla moda e al design inevitabilmente, di limitare la possibilità per i propri rivenditori di che aderiscono ad un sistema di distribuzione selettiva, appunto la sentenza Coty ammette la possibilità per i produttori di limitare la possibilità dei rivenditori di vendere tramite marketplace di terzi, quindi ad esempio Amazon o eBay, come accennava lei. Invece la sentenza Coty sancisce un altro principio, cioè l'impossibilità per il distributore, per il produttore, di impedire al distributore di vendere tramite un sito online di e-commerce di propria creazione. Come vede, si tratta di temi estremamente complessi che richiedono una valutazione giuridica significativa, perché comunque il diritto della concorrenza dell'Unione Europea, che questa sentenza interpreta, è in continua evoluzione, anche nelle norme appunto che vengono emanate dalla Commissione Europea, e poi si pongono inevitabilmente sempre dei problemi interpretativi, ad esempio di determinare banalmente
finalmente la nozione di bene di lusso cui si applica questa sentenza della Corte di Giustizia, che ovviamente si tratta di una nozione che, se a prima vista ci potrebbe apparire comunque chiara, poi all'atto pratico potrebbe assolutamente non esserlo. Infatti, insomma, è una questione particolarmente delicata, che però rappresenta, insomma, già qualche primo elemento comunque per districarsi nel mondo anche digitale e dell'e-commerce. Si diceva prima, a volte anche per un brand il fatto di avere insomma, anche delle contraffazioni è ovviamente una perdita, però è comunque una circolazione del marchio. Però online c'è tutto un altro mondo che si apre. È significativo che il responsabile IP di Facebook, Mark Fiore, nelle settimane scorse in visita proprio a Milano, abbia dichiarato quanto Facebook e lo stesso Instagram stiano adottando delle politiche proprio per evitare questi fenomeni della contraffazione attraverso le loro stesse piattaforme, tra l'altro con un team, dicono, di 250 persone dedicate 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vedremo anche gli esiti comunque rispetto a queste intenzioni. Avvocato Iani, secondo lei come potrebbero evolversi? Certamente, diciamo che fanno bene, perché c'è un profilo anche di responsabilità di questi Facebook e Instagram, perché chiaramente, sapendo che questi prodotti sono poi contraffatti, bisogna probabilmente rendersi conto che poi alla fine, se esce la contraffazione, potrebbe essere tenuto responsabile anche chi ha offerto la piattaforma per venderlo. Perciò è più un'autodifesa che veramente una difesa di chi vuole vendere i prodotti originali. Comunque il tema della contraffazione non è che riguarda solo la moda, ma purtroppo riguarda anche l'arte. Assurdamente parlando, i nostri artisti contemporanei, nella maggior parte, soprattutto l'arte concettuale, non producono più le loro opere, ma le fanno produrre a terzi. Perciò la dichiarazione di paternità di un'opera ormai è il sigillo che dà la qualifica di opera propria. Perciò noi abbiamo seguito una controversia importante di un artista italiano che ha disconosciuto la propria opera, non perché non è stata ideata da lui, ma perché lui semplicemente l'ha disconosciuta. Perché non l'aveva poi prodotta? Sì, perché lui aveva dato in produzione la stessa opera in audizione da tre, e lo stesso artigiano che ha ridato l'opera ha fatto tre esempi. I due primi l'artista li ha riconosciuti, il terzo no, perché non voleva più riconoscerlo, è finito in asta questo bene. E alla fine l'artista ha prevalso perché non ha riconosciuto l'opera. Perciò queste tematiche, soprattutto anche di artisti morti con le fondazioni, gli artisti che poi giudicano se un'opera è autentica o non autentica, è un grande... È un altro macro tema. Che chiaramente chi oggi compra un Warhol deve rivolgersi, spesso le opere non sono firmate, deve rivolgersi a queste fondazioni che gestiscono il patrimonio artistico dell'artista, che hanno praticamente in mano il dire sì o no su un'opera, e hanno un potere assoluto, e certamente il consumatore è molto sensibile su queste cose. Pertanto io raccomando a tutti, quando comprate arte di opere di artisti morti, non li comprate con certificazione sicura, state attenti, perché questa fondazione ha interesse spesso a non dire tutta la verità, ma spesso a allargare autentiche su opere che non sono state realizzate dall'artista. Caspita, questo è tutto un altro tema, un mondo, che infatti è molto, cioè, da conoscere, perché poi gli appassionati d'arte, poi soprattutto nel mondo legale, sono tanti. È vero che a quel punto il legale ha magari già degli attrezzi del mestiere per tutelarsi, però ci sono tanti grandi appassionati che hanno forse bisogno di una consulenza. Il mondo dell'arte forse è più importante oggi avere la certificazione dell'opera che l'opera stessa. Caspita, perché, questo è interessante, perché parlo tutto della dematerializzazione. Perché non c'è più la manualità sull'opera, non si può più determinare se un'opera è di un certo artista, visto che l'artista stesso non l'ha mai toccata. Allora la certificazione diventa l'unica prova dell'originalità dell'opera d'arte stessa, e questa o viene dall'artista stesso o viene da qualcuno che post mortem fa questo tipo di autentiche. E qui c'è certamente ci sono degli abusi importanti, ma ci sono anche alcune fondazioni molto serie, alcune meno serie. È tutta la questione un po' della dematerializzazione di cui si parlava prima in ambiti diversi, ma che poi vediamo ha delle ricadute anche su questo. Giustamente lei prima citava, anche rispetto al caso precedente di Facebook, è un modo che anche per loro di tutelarsi. Effettivamente lo stesso Amazon ha inserito proprio tra i maggiori rischi
per il proprio modello di business anche quello della contraffazione, ma più in ottica di tutela personale che non forse dei terzi. È la stessa problematica che adesso hanno un po' sulle fake news, no? Infatti. Perché la contraffazione, cioè promuovere un prodotto contraffatto in fondo è una fake news. Assolutamente, sappiamo che... Le fake news possono anche fare più male di un prodotto contraffatto, e io credo che il futuro vedrà... diciamo che questi portali, questi siti dovranno probabilmente essere regolamentati molto di più, e sarà il futuro, perché oggi come oggi la normativa, poi lo sappiamo anche sul copyright a livello europeo e non solo, sta cercando di tenere il passo, ma è complicatissimo. Altro tema macro è quello fake news, che ci riguarda anche da vicino, perché... Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, però l'invito magari a riapprofondire questi temi anche in una prossima occasione. Certo. Quindi io rinnovo il mio ringraziamento al managing partner di Ienni Avvocati, Cristo Vienni, e all'avvocato capo dipartimento arte, moda e design sempre di Ienni Avvocati. Grazie. L'avvocato appunto. Grazie. Stefano Capretti. Grazie. Grazie ancora per essere stati con noi, non mi resta che lasciarvi poi all'appuntamento con Le Fonti International. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.